Oggi vi faccio vedere come eh, realizzare dei teschietti eh, all'uncinetto. Allora, vi serve un cable numero 8 e un ehm, uncinetto da ehm, 1,25 mm. Cominciamo con il cappietto iniziale. cappietto e dobbiamo eseguire dodici catenelle. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, e dodici. Contiamo dalla prima. 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 all'interno della quinta inserisco l'uncinetto ed eseguo un punto bassissimo ok mantenendo sempre um, la rimanente parte di catenelle cioè le 5 che abbiamo lasciato la dobbiamo mantenere sulla sinistra ed eseguiamo 4 catenelle 1 2 3 e 4 inserisco l'uncinetto all'interno della prima delle 5 che avevamo lasciato ed eseguo un punto bassissimo Ora all'interno, quindi ruoto il lavoro in modo tale che ehm, questo occhiello, il primo che abbiamo chiuso, venga sulla sinistra. All'interno del primo cerchietto eseguo 5 5 maglie basse 1. 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle, 1 e 2. Nel cerchietto successivo eseguiamo 5 maglie basse. 1. Due, tre, quattro e cinque. Ora, qui abbiamo uno, due, tre e quattro catenelle. Uno, due, tre e quattro. Nella prima... In questa prima catenella inserisco l'uncinetto ed eseguo un punto bassissimo. E questi praticamente sono gli occhi del teschio. Ora una catenella e giro il lavoro. Quindi mi trovo sul rovescio. Allora Maglia successiva, questa dove ho fatto la catenella non la contiamo quindi questa qui. No, la successiva, questa eseguiamo un punto bassissimo, nella successiva un altro punto bassissimo. In questo modo ci rimangono 3 maglie. Una, due e tre. Una, due e tre. Ok. Nella successiva, nella prima di queste tre, eseguo un punto basso. Nella seconda, un punto basso. e nella terza un punto basso. Dopodiché ho l'archetto di 2. Ho l'archetto di due catenelle del giro precedente. In questo archetto eseguo due punti bassi, uno e due. Nelle tre maglie successive, una, due e tre, un punto basso. Uno, due e tre. Oh. E tre. Nelle due maglie successive. Un punto bassissimo una, e due, una catenella e giro il lavoro. Maglia successiva. Allora, la prima dove parte, eh, diciamo la catenella. Non la conto nella successiva eseguo. Un punto bassissimo nella successiva eseguo un punto basso in quella dopo un punto basso e quattro catenelle una due tre e quattro filo sull'uncinetto nel punto successivo quindi qua partono le 4 catenelle in quella successiva nella maglia successiva un punto alto una catenella filo sull'uncinetto maglia successiva un punto alto e una catenella filo sull'uncinetto maglia successiva un punto alto vedete punto alto catenella maglia successiva punto alto catenella maglia successiva punto alto e ora 4 catenelle 1 2 3 2 3 e 4 Vado nella maglia successiva ed eseguo un punto basso punto successivo un punto basso e poi nei due punti successivi. Eseguo due catenelle due punti bassi. Proseguiamo eseguendo all'interno di questo archetto cinque punti bassi. Uno. Due. Tre, quattro e 5 Filo sull'uncinetto nel punto centrale al di sopra delle due catenelle, al di sopra dello spazio di due catenelle. In questo punto, dove abbiamo fatto il punto bassissimo di congiunzione del, dei due cerchi, inserisco l'uncinetto ed eseguo un punto alto. Nell nel, um, nello spazio successivo 5 punti bassi: 1, 2, 3, 4, 5. E una maglia bassissima all'interno della maglia bassissima del giro precedente di quello del giro di sotto che abbiamo fatto una catenella e giro il lavoro maglia successiva un punto bassissimo maglia successiva un punto basso mezzo punto alto maglia successiva mezzo punto alto maglia successiva un altro mezzo punto alto in quella successiva un punto alto E ripetiamo a specchio, tre mezze maglie alte, quindi uno, maglia successiva, due, maglia successiva, tre, maglia successiva, un punto, bas un punto basso e chiudo eseguendo un... Punto bassissimo all'interno del punto bassissimo che vediamo qui sulla sinistra, e chiudiamo una catenella e giro il lavoro. Ultimo giro, maglia successiva, un punto bassissimo. Maglia successiva un punto basso, maglia successiva un punto basso, filo sull'uncinetto nelle quattro maglie successive, quindi una, due, tre, quattro, mezzi punti alti. Uno, due. Tre, quattro, due. Punti bassi, uno, due. Nel punto successivo, un punto bassissimo. Due catenelle. Taglio. Tiro fuori l'uncinetto e stringo. E questo è il teschio che ovviamente <ride> dovrà essere un po' eh, leggermente inamidato. Questo è un modo in cui potete utilizzare il teschio, quindi abbracciale ma eh, veramente eh, si presta a tanti usi eh, per, eh, per Halloween, va benissimo anche come paio di orecchini, eh, va benissimo come spilla, ehm, va benissimo per, deco per decorare una semplice maglietta. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e soprattutto vi sia utile. Alla prossima, ciao!